Ciao a tutti, mi scuso per i rumori molesti, ma ho la finestra aperta perché fa veramente tanto caldo, quindi mi scuso, ma è questione di sopravvivenza. Prima di iniziare con il video, vi ricordo che sul mio canale è aperto un giveaway, sarà aperto fino ai primi di settembre, vi lascio il link tra le schede se volete partecipare. E adesso iniziamo con il video in questione, che è il progetto, l'aggiornamento del progetto smaltimento make-up. Allora, vi lascio il link dell'ultimo aggiornamento tra le schede giù nel info box e rispetto a quel video che cosa è cambiato. Allora, intanto ho finito tre prodotti. Il primo prodotto è il Luce da Labbra Lip Gloss, questo qua di Sante. Questo l'avevo vinto in un giveaway nel canale di Chiara, che saluto, ed è la colorazione 01 Nude Rose. È un buon luce da labbra, non va ad appiccicare eccessivamente, rende le labbra belle lucide, quindi su quel punto di vista lì mi è piaciuto. L'unica cosa è che questa colorazione era veramente troppo chiara per le mie labbra, quindi mi andava un po' a uccidere, diciamo. Quindi la colorazione non mi è piaciuta, il prodotto però sì. Altro prodotto finito è il mascara della New York Color. Questo qua l'ho comprato, mi sembra scontatissimo, a 2 euro all'OVS. Era un prodotto che già dalle prime applicazioni, subito appena aperto, era già secco e infatti dopo poco si è seccato. Scovolino normalissimo. Sì, buon prodotto, ma niente di che, quindi l'ho finito e non credo di riacquistarlo. Un altro prodotto che però devo cestinare è questo mascara All-in-One di Alverde. Un mascara che era ottimo, aveva uno scovolino bello cicciotto, molto piegato proprio a banana, faceva un effetto veramente spettacolare sulle ciglia. Credo il miglior mascara mai provato. Il problema è che un giorno sono andata a tirare fuori il mascara. Profumazione tra l'altro buonissima, e niente, lo scovolino è rimasto dentro, quindi ciao, devo salutarlo, però fantastico, veramente fantastico, però è andato. Gli altri prodotti non li ho finiti, vi faccio vedere più o meno a che punto sono. Vi dico, non è cambiato più di tanto perché con questo caldo in realtà non mi trucco praticamente mai, ma praticamente mai intendo proprio veramente anche il rossetto. Utilizzo veramente poco tutto, cioè sono riuscita a finire questi tre prodotti e mi ci è voluto tantissimo. Comunque, vabbè, vi spiego, vi faccio un po' una carrellata. Allora, intanto, Alterra Beauty Balm, questo qua ve l'avevo fatto vedere, sono abbronzata quindi non l'ho mai usato perché in questo momento è troppo chiaro per me. Cipria di Alterra, di Alverde, scusate, mi piace tantissimo, la sto utilizzando quasi ogni giorno, anche se non mi trucco un velo di cipria, la metto sempre, però continua a rimanere così e a non finire, però vi assicuro che questo è uno dei pochi prodotti che utilizzo quasi tutti i giorni, però non lo so, è sempre così. Poi, blush di Wet n Wild nella colorazione Mellow Wine, vi avevo già mostrato che aveva un buco, il buco si è leggermente allargato, ma non più di tanto perché ho preso un altro blush e ho utilizzato molto quel blush, però adesso mi rimetto a utilizzare questo, quindi così sto andando un po' veloce perché bene o male queste cose le avete già viste nei vari progetti smaltimenti make-up più o meno, quindi vado un po' veloce. Poi, ombretto di Kiko, rispetto a quando ve l'ho fatto vedere, l'ho usato altre volte, però non tantissime, quindi un po' è sceso, si vede anche un po' di lato, credo che voi non riuscirete a vederlo, però comunque l'ho utilizzato poche volte, quindi. Poi, luce da labbra di Benecos, mi piace tantissimo, colorazione Kiss Me, l'ho utilizzata un po' di volte, però è ancora vivo, quindi è comunque un ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Poi, avevo messo nell'ultimo video questo correttore della Essence di un'edizione limitata natalizia, l'ho utilizzato tantissimo, ce n'è ancora, però in questo momento non posso più utilizzarlo perché in questo momento è troppo chiaro per me perché mi sono leggermente abbronzata. Quindi sono andata, ho iniziato a utilizzare questo, che è quello della Yves Rocher, che l'ho utilizzato un po', mi piace tanto, veramente un ottimo prodotto, non va a segnare le rughette di espressione, è veramente molto coprente, io lo applico a volte anche senza il fondotinta perché si riesce a sfumare molto bene e poi vado a fissarlo con una cipria e dura tantissimo, quindi un ottimo prodotto, tra l'altro ho visto che esiste ancora, è della Yves Rocher della linea Sebo Vegetal, veramente un ottimo prodotto. Ah, mi sono scordata di dirvi che di questo lucidalabbra di Benecos trovate il link review e lo swatches nel mio blog, vi lascio i link nell'info box di tutto quanto comunque.
Poi, il rossetto di Neobio nella colorazione 01 Elegant Red, utilizzato tantissimo, però ce n'è ancora perché poi per un po' mi sono veramente stoppata a utilizzare tutto perché con 37 gradi non avevo voglia di niente. Anche questo prodotto per della Essence sarebbe per le sopracciglia. Io in realtà lo utilizzo per fissare il mascara, l'ho utilizzato poco ultimamente per il solito motivo, così come, una cosa che ho utilizzato di più è la matita nera, questa qua di Bene, che la utilizzo molto spesso, ma che anche questa, fortunatamente, perché in realtà mi piace tantissimo, continua a vivere. Per il resto, gli altri prodotti più o meno siamo lì come prima, perché questo qua, il rossetto di Avril, che a me piace veramente tanto, è uno dei miei preferiti, non l'ho più utilizzato perché la colorazione è poco estiva, quindi non sono riuscita ad utilizzarlo. Ho utilizzato qualche volta la pastello neve, questo qua per le labbra, teatro, questa qua che mi piace tanto però è sempre lì, e questi altri prodotti sono rimasti più o meno al solito livello. Sono le tre matite di Puro Bio, che continuano però ad essere buone e a non puzzare, le altre due matite pastello labbra di neve. Comunque andate a vedere l'altro video se volete una mini review, perché insomma lì vi spiego tutto e vado veloce perché se qualcuno ha già visto il video magari si annoia, quindi vado un po' veloce. E poi il matitone di Puro Bio, questo qua, il numero 16, bellissimo colore. Il correttore di Puro Bio, anche questo l'ho un pochino messo da parte perché con il caldo questo qua mi va lievemente a segnare le pighette, quindi sono passata, ho utilizzato di più questo correttore qua della Ivrochet. E poi questa qua che è la matita per le labbra di Lavera, anche questa l'ho utilizzata un po' ma non tantissimo. Quindi questo è il livello dei prodotti che avevo già messo, però voglio aggiungere altri prodotti e vi prometto che da qui in avanti cerco di impegnarmi per finirli. Allora, il primo prodotto che vado ad aggiungere, perché non ce ne sono più nel progetto smaltimento, è il mascara, questo qua di Neve Cosmetics, che sto utilizzando da un po' e che ho anche adesso nelle ciglia. È un mascara, questo qua con il cerbiatto, che a me piace molto. Allora, lo scovolino è uno scovolino in silicone tranquillissimo. È un mascara perfetto se cercate appunto un prodotto da giorno, quindi non un volume estremo, non niente di eccessivo, però è un ottimo mascara da giorno. E se applicato con la base, quella della Essence, quella col tappo rosa tutto bianco che è uscito ultimamente, in realtà vengono delle ciglia fantastiche, veramente fantastiche, molto incurvate, molto allungate, quindi in realtà questo mascara a me sta piacendo molto, dura abbastanza, non va a colare, non fa pastrocchi e a me piace, quindi poi si strucca facilmente e è un prodotto che vi consiglio. Poi vado ad aggiungere questa terra della Yves Rocher, che adesso è da un po' che ha cambiato packaging, però io ho sempre il pack vecchio. È utilizzata molto, ha dei buchi, io d'inverno questa qua è un po' scura, però d'estate la riprendo, la sto utilizzando già da qualche giorno e mi piace tantissimo. La profumazione è ottima, il colore è ottimo e lo vado ad applicare proprio su tutto il viso, così per uniformare un po' la pelle e via. Poi voglio aggiungere l'ombretto Long Lasting Stick di Kiko, che non so neanche se lo fanno più. Questo qua nella colorazione 21 è di questi qua, che vengono, insomma, si tirano su così, lo sto utilizzando da un po', mi piace molto, è ottimo anche come base, mi piace, quindi lo voglio mettere lì perché siccome ce l'ho da un po' non voglio farlo scadere. Poi voglio aggiungere questa fissante matte di Essence, lo vado a mettere qua perché io in realtà gli spray fissanti mi scordo sempre di averli, quindi lo voglio mettere qua nel cestino con i prodotti che voglio utilizzare più di frequente, in modo da avercelo davanti, vederlo e poi applicarlo, ricordarmi. E quindi niente, voglio aggiungere anche questo, l'ho utilizzato una volta sola quindi non mi pronuncio. Voglio poi aggiungere questo rossetto qua di MAC, Chin Supreme Lipstick,
Quite the Thing, se leggo bene, è scritto piccolissimo, non ho gli occhiali. Comunque il rossetto è questo, a questo qua che indosso, mi è stato regalato da un'amica. Allora, il colore è molto carino, è un po' lucidino, è una via di mezzo tra un rossetto e lucida labbra, è un prodotto che a me piace tanto, ma bisogna stare attenti perché altrimenti va a sbordare dalle labbra, quindi bisogna stare attenti. Non è un rossetto che dura tantissimo, però carino, se sappiamo di tenerlo sulle labbra per poco tempo va benissimo. Poi voglio aggiungere questo illuminante della Essence nella colorazione Mary Berry. Io in realtà gli illuminanti li utilizzo molto poco, invece voglio iniziare ad utilizzarli e voglio iniziare da questo perché è molto carino e è quello che ho da più tempo, quindi inserisco questo qua. E come ultimo prodotto, che non mi ricordo che se avevo già inserito oppure no, comunque voglio aggiungere questo qua, il primer per gli occhi della Too Faced. Questo qua mi è stato regalato da Valentina, che saluto, e niente, voglio aggiungerlo, anche se in realtà lo sto utilizzando da un po', però voglio aggiungerlo e voglio finirlo. Quindi questo era l'aggiornamento del progetto smaltimento make-up. Fatemi sapere se anche voi avete un progetto smaltimento make-up, se avete utilizzato questi prodotti, che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!